siamo chiamati a non essere indifferenti. Oggi, Venerdì Santo, celebriamo la Passione del Signore e la liturgia ci invita a ripercorrere le ore che hanno segnato questo giorno. Gesù che viene tradito, l'arresto e la condanna, la sua crocifissione davanti alla sua Santissima Madre e il momento in cui da solo il Signore Gesù emette l'ultimo respiro e muore. Tutto questo ci coinvolge profondamente e ci fa chiedere perché tale sofferenza? E che cosa posso fare io di fronte a questo dolore, di fronte al dolore di Gesù crocifisso, di fronte al dolore delle persone che sono intorno a me? Ecco, il Signore non ci chiede di avere parole per Lui, non ci chiede di capire cosa stia accadendo e non ci domanda neanche di salvarlo, ma ci invita a partecipare e a contemplare. Siamo chiamati a non essere indifferenti, a non volgere lo sguardo da un'altra parte, né davanti a Lui, né davanti agli altri che hanno bisogno di noi, né davanti a noi stessi e alla nostra sofferenza. Noi oggi siamo chiamati a guardare Gesù e la sua croce, perché contemplandolo possiamo anche noi, per grazia dello Spirito, avere in noi i suoi stessi sentimenti, compassione e amore per Lui e per gli altri. Lasciamo allora che la croce sia il segno indelebile della nostra vita, consapevoli che essa non significa morte, ma amore, carità, e che non porta con sé la condanna, ma la salvezza. Solo così potremo essere vicini a chi soffre e ha bisogno della nostra presenza. Compiamo allora oggi e tutti i giorni della nostra vita gesti che abbiano il sapore della croce, cioè il sapore della carità, di chi sceglie di donare se stesso per gli altri. Oggi rinuncio alle parole e scelgo i fatti.